possibile installare un impianto fotovoltaico su un tetto a falde? Beh, oggi è proprio l'argomento di cui andiamo a parlare. Quindi mettiti comodo e iniziamo. Prima cosa vi spiego che cos'è il tetto a falde. Il tetto a falde è quel tetto che invece di essere unico e in un'unica pendenza o verso sud, verso nord, verso est, verso ovest, a seconda della posizione della casa, ovviamente non è regolare ma fatto a sbalzi, cioè da una parte sono piccoli tetti messi sopra la casa perché ci possono essere delle verande, delle tettoie e via discorrendo. E diciamo che l'installazione dell'impianto fotovoltaico su un tetto a falde diventa un po' più complicata del normale, ma non impossibile. Come risolvere questo problema? Si risolve in fase di sopralluogo. Quando si va a fare il sopralluogo sul tetto, si prendono bene le misure, si utilizzano determinati materiali, barre molto più piccole per appoggiare il pannello fotovoltaico, e forse ci vorrà un po' di più di lavoro perché ti devi spostare da una parte all'altra, perché l'impianto non può essere unifilare, cioè attaccato tutto insieme pannello pannello, ma districato nelle parti migliori del tetto. Poi se ci sono delle difficoltà, come ad esempio delle ombre, perché il tetto può essere uno più alto, uno più basso e può causare delle piccole ombre, si vanno a installare degli ottimizzatori. Che cosa sono gli ottimizzatori? Gli ottimizzatori in pratica sono dei moduli che si attaccano sotto l'impianto fotovoltaico e quando c'è un'ombra che va sopra il pannello, in pratica lui non va a bloccare tutta la stringa come succede quando una stringa viene ombreggiata su un pannello e quindi di conseguenza abbassa il livello di potenza della stringa, ma con un ottimizzatore in pratica blocca, diciamo, quel pannello fotovoltaico e fa funzionare tutta la stringa che non è in ombra. Quindi avrete una resa maggiore sull'impianto fotovoltaico. Poi si vanno a fare determinati controlli e in fase di sopralluogo. Il tetto a falde può essere anche un problema pure per lo spostamento dei pannelli, perché se ci sono vari gradini e in fase di installazione è molto difficile spostarli da una parte all'altra, ci possono essere piccole complicazioni, ma un installatore preparato e avendo fatto altre installazioni del genere non dovrebbe avere questo tipo di preoccupazioni. Quando si fa un'installazione soprattutto sul tetto a falde, si va a misurare filo e per segno ogni singolo pezzetto, perché più pannelli si possono mettere sul tetto a falde e più hai la capacità. Per esempio, se voi avete un tetto a falde e dovete installare 14-20 pannelli, si deve andare a vedere millimetro per millimetro dove posizionarlo e se posizionarlo è possibile metterlo a sud, a est o a ovest, non a nord. Però si fa, o addirittura si vanno a fare, chi ha grandi terrazzi e ha un tetto a falde, un'installazione su una tettoia, perché si copre la terrazza e si fanno delle tettoie senza ovviamente copertura, ma la copertura viene fatta attraverso i pannelli fotovoltaici. Però di questo si vanno a fare determinati progetti, ci sono già strutture preimpostate da poter installare sopra i terrazzi, molto semplice, si monta i pannelli sopra e si fa l'installazione. Quindi quello che vi voglio andare a dire oggi, installare un tetto a falde è molto sì complicato in un certo senso all'inizio, prima del sopralluogo e tutto quanto, si vede bene se la capacità installativa è possibile farla, cioè che significa mettere 14 pannelli, 10, 6, 9, quello che sia a seconda dell'impianto,
e si va a installare in modo consono un impianto con su un tetto a falde. Poi il passaggio dei cavi sarà un po' più complicato, ma questo sarà a discrezione del tecnico. Quindi se hai esigenze particolari, se vuoi capire meglio come installare il tuo impianto fotovoltaico su un tetto a falde, possiamo farti una consulenza gratuita. Vediamo il tuo tetto, come è fatto, quale cose possiamo fare e possiamo in pratica migliorare la tua rendita energetica, la tua autonomia energetica, perché sì, possiamo installare un impianto fotovoltaico anche su un tetto a falde.